Mario, insomma, un gol su palla inattiva subito in avvio di gara e poi tutta una gara a provare a recuperare un risultato che per tante situazioni non è arrivato. Sì, è stata una situazione particolare perché tre calci d'angolo consecutivi, poi hanno, oltre che la punizione dalla quale poi è scaturito il primo calcio d'angolo, ci hanno messo già in apprensione con i primi due, poi il terzo è arrivato il gol, ma al di là di quello che è stato il loro gol, credo che dal punto di vista della prestazione non c'è nulla da rimproverare, perché veramente abbiamo spinto per 90 minuti consecutivamente, però purtroppo vince chi fa gol, per noi è purtroppo, per loro è per fortuna. Un risultato che a questo punto del campionato, che considerazioni vi mette a disposizione per il futuro? Campionato dove la classifica non è corta, è di più, è cortissima, oggi lo testimonia il risultato del Lanciano che ha riagganciato una situazione di salvezza, quindi questo campionato, soprattutto in questa fase, bastano due vittorie consecutive che ti proiettano in una classifica diversa. Due sconfitte o due risultati negativi ti portano comunque ad avere una classifica con apprensione, quindi bisogna continuare a lavorare soprattutto con questa intensità, perché dal punto di vista dell'intensità credo che la squadra abbia veramente fatto una grande prestazione.